Ciao Roberto, oggi è un giorno triste. Ciao. Tutti noi che viviamo la nazionale abbiamo perso un amico e una figura di riferimento, ma per te è sicuramente una perdita ancora più grande. Innanzitutto, come stai? Come sei stato in queste ore? Beh, non benissimo, sinceramente, perché è una grande perdita per me, una grande perdita per la sua famiglia, prima di tutto, e per tutto il calcio italiano. Quindi è un momento abbastanza difficile. Però bisogna andare avanti. Nei giorni scorsi sei stato a Londra a salutarlo, sapevi che era l'ultima volta che lo vedevi? Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo, sinceramente. Siamo visti, abbiamo parlato, abbiamo scherzato, quindi era sempre di buon umore, come al solito. Questo un po' ti risolleva perché insomma, mi ha fatto piacere vederlo che era di buon umore in quel momento. Ormai è stato detto e scritto tutto del rapporto tra Roberto e Luca, le prime volte che vi siete conosciuti a Coverciano con le giovanili, la Sampdoria, poi le strade che si separano, la coppia che torna insieme in nazionale fino a Wembley con la vittoria dell'Europeo. Siete tornati a vivere in questi anni fianco a fianco, come era un po' da ragazzi. Come era in questi ultimi tempi il vostro rapporto? Chi era Luca per Roberto e chi era Roberto per Luca? Beh, noi abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita assieme e quindi c'era un legame stretto, un legame insomma che veramente possono avere due fratelli, poi due persone che poi a un certo punto della loro vita si sono separate perché calcisticamente ci siamo divisi, però insomma quando si è amici per sempre e quindi Luca per me era questo. Il nostro rapporto è sempre stato di grande rispetto, affetto, amore, amicizia. In nazionale Luca aveva istituito un momento con i giovani calciatori nuovi che arrivavano in nazionale nel quale trasmetteva l'identità della maglia azzurra e la responsabilità che ognuno deve sentire nell'indossarla. Ha dato tanto a tutti noi, a ogni persona che varcava il cancello di Coverciano. È questa l'eredità che lascia alla nazionale? Sì, e noi dobbiamo proseguire su di questo, perché Luca in questo è stato molto bravo, ha fatto capire veramente ai ragazzi, soprattutto ai più giovani, il valore della maglia nazionale, quello che si deve fare, quello che dove si poteva arrivare. Quindi, secondo me, è stata veramente una persona di grande valore per noi, soprattutto quando poi parlava ai ragazzi, gli piaceva e ai ragazzi piaceva ascoltarlo, quindi erano momenti molto belli e importanti sono stati. E poi anche il suo sorriso ci ha sempre accompagnato dalla gag del bus che lo lasciava a piedi prima di ogni partita dell'Europeo, la scarpa d'oro finta immobile che era lo scarpone di un giardiniere. Ecco, oltre la tristezza di oggi, vogliamo ricordarlo anche con uno dei suoi scherzi. Beh, Luca era questo, non era un ragazzo gioioso, sempre allegro, pochissime volte io l'ho visto arrabbiato, quindi credo che vada ricordato così per quello che era realmente molto, molto vivo in tutti i sensi e quindi credo che a lui farebbe piacere, insomma, questo, se, che noi lo ricordiamo per quello che realmente è. Oltre ad essere stato un grande calciatore, un grande professionista, con un carisma straordinario per tutti noi, poi era un ragazzo allegro, giovane, al quale piaceva la vita. L'ultima cosa, stasera su Rai 2, proprio per ricordare Gianluca, andrà in onda il docufilm La bella stagione che racconta la vostra Sampdoria, nato dal libro che avete scritto insieme tu e Gianluca e altri calciatori della Samp. Ecco, che cosa rappresenta questo film per tutti voi? Ma questo film, che è un film che riguarda l'anno dello scudetto, è chiaro, quindi ci sono delle cose calcistiche, però insomma è stato fatto soprattutto per far vedere quanto sia importante l'amicizia tra persone che lavorano nello stesso gruppo e dove si può arrivare quando c'è questa coesione. Quindi io credo che sia molto importante per questo. Quindi ci sarà da piangere anche stasera, questo mi sa di sì, beh, abbiamo già pianto un po' di tempo fa.
quindi il film è molto bello e comunque insomma da vedere, credo, insomma, perché ci sono dei ricordi molto belli.